Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con la 93esima puntata della Serie Italia. Siamo sempre qui. Abbiamo oggi in aiuto, in prestito da Oreste, abbiamo Walter. Salve a tutti. E Quinto. Salve a tutti. Che ci stanno dando una mano per la rimessa in sesto dell'alimentazione delle vacche e anche dei maiali. Dato che piove non possiamo fare insilato, i trattamenti sono stati fatti e siamo solo in attesa che tutto cresca per poter partire. Detto questo, dobbiamo andare dalla farm di Oreste, non la solita, quella dove ha il magazzino, per verificare lo status delle barbabietole che sono state scaricate da Buldir e company. Oh! Cosa fai? Ehi, aspetta che c'ho rallato qua. Ehi, paga del suonare. Stavamo dicendo, dobbiamo andare a verificare lo status delle barbabietole che sono state scaricate da Buldir e company e capire appunto quanta merce c'è, cosa vendere, cosa tenere, perché dopo anche i maiali hanno bisogno sempre della razione anche di barbabietole e patate, perciò abbiamo bisogno di avere sempre degli stoccaggi consoni al numero di animali che abbiamo. Andiamo e così poi vediamo quanta roba c'è. Mi avevo già avvisato Oreste che avevamo, mi era stato detto che era stato riempito il magazzino, ma voglio vedere anche con i miei occhi quanto è stato riempito. Allora, dai che siamo arrivati. Dai che entriamo qua. Che c'è qua? Ora sei! Te la portata piova? Sì. Ci devo far conti? Sì. Via l'esterna, gasolio, vai dio! Su, su, giù, giù. Tutto che saltiamo per aria? No, no, io ho sbrizzato la frizione. Ma... Porco e forca lì. Ah, che tu vuoi, forbici? Aspetta, aspetta! Tua! Là. Occhio che ci panga, aia! Il muso. Sono nata. Aia, lo dico, sistemiamo la mia officina qua. Sì. Ma che tu mai vista sta tanica de Tin Can? Cosa sì? Motor Oil Tin Can. Tin Can? Che olio sì? Tin Can. Tin Can. E si pai catene. Pai catene? Sì. Ma a me non mi ha molto sega. Ma no, sì, a Trebbia. Raga, tutti i cinghi e anche catene, no? Ah, serve. Questo qua, di solito, secondo me, quello che io metto su testate a mais, no? Ah, ma se... per la trincia va bene? Eh beh, penso che per testate a mais, testate a trincia, sarà sempre qualche ingranaggio che gira, che ha bisogno di olio. Ah, boh. Oh, anche qua cambia anche il spazio, è flessibile. Sì. Questo? Ma sì. E ieri finì? È finì ieri, finì. Andava più? Ah, faceva fuoco. Mamma. Che faceva? Ma te che altre taniche di olio ti qua dentro, buona? Ma stare qui come si in ordine, vedo. Ah. Ieri sto qua, il Tin Can che non sapevo cosa che gli era. Tin Can, Can, stava catena. C'ho anche qui io, ma adesso... Ah, quello, e tu visto? Vietato fumare. Sì. Dove? In alto? Perciò che già ci stanno cosa. Ma a te ti dico a mo' il disco qua, è solo che è scritto vietato fumare. Ma non fuma mia, è flessibile. Eh no, fa sbrase di fuoco. Se non so saltare per aria, che volta ho avuto che saltare. Adesso. Sta attento. Vediamo, è l'unico buso che io a fare in officina è sta questa. Ah, vabbè, io. Vabbè. Ascolta, il barbabietto è là.
Sì, dove vedeli? Nemo! Nemo, vedere lei! Nemo, veda, Nemo a PA! Ecco, ho subito l'anima, macchina! No, PoE! Aspetta, aspetta, che butto io sto pacchetto di sigarette, aspetta! Là! A posto! Ma vedo messo sul riciclabile! Sono secco? Sono secco! Ecco, sono dovuto riciclare le sigarette finite! Ma non va sulla carta! È a plastica! Sulla plastica? C'è lo fa che se torno le sigarette, cosa sei io? Ma ti ho cavi, no? De pelle le? Sì! Dai! Oggi va, andiamo a vedere cosa stai a combinare! Cosa chiga a combinare? Vabbè, cosa chiga a combinare? Ma... Fuori sotto a piova! Ma cosa io scarica fuori a piova? Cande l'olio, non vieni mi casa a parare dentro! Ma scusa un attimo, ma gli puoi anche verso il portone? Ma anche Iuri, cioè, ma... perché le sta ascoltare che a volte chi era a pulire? Per me le sta ascoltare, e le sta ascoltare, che ha paura verso a Sara Cinesca. Dai, vede che versiamo, va, che parliamo dentro. Vedi, sotto... Cosa che sei qua? Ma... Quanti gradi che sei dentro? 165 gradi! Ma... Candeloio, ma... Ma... Cosa io... Ma dai, se garà sbagliato, sono da... Non so neanche capire la porta! Ma... Fa che mistero! Ma... Cioè, che sei proprio davanti, non so se no! Ma che vuoi, paila? Dai, strucca il bottone magico qua! Aspetta che schiglio il bottone! Ma che roba! Ma... Ma... Nica mia parà in fondo la roba! Ma... Candeloio, cosa che ho fatto, caponò? Guarda che roba! Ma ora vieni tu! Anche se anche un cassone di legno! Ma queste sono patate! Ma. No! Ma dai! Ma perché si assinà? Ho che finito sto capanò qua! Ma te che hai vinto e che va a manetta, senti che roba! Ma forza! A te cava i ricci! E vinto e qua, al posto di tirare aria e lancia vieto e occhio che mi arriva a testa! Però sì, gli potevi appostarle meglio che il buso qua, che roba là che stava fuori. E pare un cratere questo qua. Cosa hai fatto qua? Ascolta, ma quanti campi sei? Sarà quattro campi. Candeloio, ma va vieto Ah, non è un sproposito. Ma lei, ma pare che roba. Ma pare mica era tante. Sì, ma mia tante così da. Vare per fini tubi, non tira neanche aria, i se pieni, guarda. Sì, beh. A posto, qua va per niente tutto, qua Marco. Come per niente tutto? I frighi funzioni, Marco, oggi non è muovere. Frighi? Che frighi? Sì, sì, ma... I se a tabaro, i segna rosso. Ah, signor. E si gioppa questi qua. Mi sei manetta a collo! Anche questo! Ma non si mia a posto! Ma... A me fa sì malani, guardi! Guardi, fai sempre malani! Ma è... A chi neanche guarda Drio? Ma... Come Drio? Ma... ho sento perché... Mi sei abituato a scaricarle! I manco se che sei messo in... Te le mudande, no? E dopo c'è pa... L'elastico e tira verso su! Ma non sai che si salta fuori dalle finestre? Perché si viri rotti là in alto? A vedo mica i parfineri i veri, Maria Santissima, malani, vediamo mai anni, vediamo. Ma dove eri? Ma bisogna che stessi qua a guardare, Ma se ero con te. Mi guido tu scarichendo, stai a guardare, ma... qua... E adesso mi cosa faccio? Adesso più ti sughi. Ma se che sei i frighi qua che per asciugare chi sei a manetta? Vabbè, ma adesso... Ah, ma stoppi i frighi qua! Ah no, ma... Tutti chi stoppi? Candeloio! Chi sei sempre a manetta? Ma è che io mi finivo 4 di fa, vuol dire che se 4 di chi si accoio? A me come a Sara portone verto che si fa combustione? Sento di... A me solo è quarto. Cercava io la cupola del quarto qua.
È meglio sì che attraversi anche le finestre. Le finestre non si può averle. Sì, c'è un caldo però qua dentro. L'evento fa quello che fa, ma qua se più è bieto che lancia che l'aria. Una bestia. A me si assine, guarda anche qua fuori. E a porta qua non si verse, guarda. Ok. Ciao. Oh, ho perso la lingua. No, io devo pensare cosa fare perché qua abbiamo vendergli un po' un po' che dobbiamo vendere tutte. Tutte, ma il resto senza, vabbè, impianto un altro di 40 ettari. Ma non te, caro da Dio, non te mi buttarmi qua così. Non ti puoi fare un altro caparon? Cosa so io? Esio i paperoni mi. Mi cago, mia mischia. No. No. Signore. Vabbè dai, senti, metti a manetta che vento è che mi pare mica gira poco. E chi c'è che va in cima? La persona che posa la scala in cima alle bietue e dopo la sprofonda a me capoto e mi fa mai la schiena. E vado da in cima al quarto, fai un buso. Anca. E ciò. Mi tocca fare anche un buso sul quarto. E potete cai giù con l'imbragatura? No. Ascoltami qua. Dimmi cosa fermo qua. E veniamo dai, ci abbiamo un palco di vagoni e treno. Ma è meglio che il treno che non si ferma mia in stazione. Che è meglio che faccia la pista per il treno per qua, a rotaia che arriva fin qua. Sì, ni te a famia. Che se gira qua te le piace. Fermo un po' di rimorchi, dai, e portiamo via. Un po'? Ma sento quanta roba che sarà qua. Vai, sarà qualche milione di litri. Candeloio, 1 milione di litri. Ma che mistero. Signore, ti fermo breccia in centro e c'era fredda dopo. Bisogna fare un buso di mezzo. Bisogna andare su con qualcosa, mi escono con niente, butto su con il muetto. Vabbè dai, intanto sarà la porta che... No, che c'ho pa' tutto. Si è aperta. E mo a farsi lato. A piove. Vabbè, vediamo, era di piovere. Ma, si tu fulminà. Non porto mie in giro il barobietto che piove. E come lo togli mio un centinaio, niente? Sì, uno. Ascoltami qua. Ma siamo aperti la porta. E casomai quel muetto tiro avanti un po' che... di qualche verso anche questa. Sì. Intanto stu le luci perché fa caldo. Esatto. Sei stuito? Oh, là. Da. E chissà che senso. Guarda. Anche se... E tu presente è il caldo che fa che l'ombreggiatura? Sì. Ma che roba insieme a questo? Beh. E di levare il buio come il vin queste. Fortuna che piove. Sì, peccato che la giosa di piova che casca insieme al quarto, lei evapora subito. Mamma. Macello. A me sa si ne guardi, ogni volta che vieni qua a fare un lavoro, o la cornice, o la corna, o la riccia che russa per terra, le brose in tel muso, e manca solo il quarto che soia. No dai, vediamo di svuotarle in fretta, dai. Però quella di brose in tel muso, guarda, questa qua mi alligo al deo mio. Ma guarda che là si sta, non so, mia sta mi si sta il cancro dei giungheri. Esatto. Ascolta, che in Beatrice hai, cosa fa? Sottiamo il ferroveggio. Orco. E me cosa mette qua? Anche dentro che c'è un po' che paia dentro. Va bene, a te a scarico. Te fai le ame? Sì. Candelo io anche a te. Guarda che mistero. Mamma. Viviamo fin capannon più grande. Solo perché ti si tiro tu capannon più grande. Ciò. Dai va, Nemo. Fa conto ti, se mica avessi il capannon più grande ancora, e sarei 3 volte più pieno ancora. Probabile, perché mica ti ha fatto ancora più campi. E ora si sta meglio così, ora più la prossima volta. No, mi sta massa poca roba. Ma, e ti te vuoi farlo sopra i masti, sta roba qua, non so mia. Picchia masti, fuori lui e qua.
Beh, gli mangia una schianta. Una schianta? Ah, meglio che te vai, torre col carrello e lui è che te è a casa. E te muoio dentro il capanò. No, io fa sporco. Vabbè, mangia cara, non vuoi fare. Dai, va. Ma, getto una... Dimmi. Getto una palla per caricare che roba lì. A ordino. Perché, sì, qua ha finito, è ora di buttarla via, però. Ascoltami, se serve, cosa devo fare? Andiamo a noleggio? Andiamo a noleggio. La prossima volta mi metto in contatto con Artemio o Giovanni e mi fa sopportare una terna. Sì, e se no dobbiamo fare con i nastri. Per carità, il signore, i nastri, fammi la carità. Mi va bene. Tanto quanti nastri che devo cambiare prima che ti tiri su tutte le bietue? Sì, beh, è vero, se mangiamo fra tutto. Maria Santissima, mio, mi assassi, ogni volta. Adesso voglio vedere cosa vuole trinciare, cosa combina. Cosa fai tu? Ma tanto porti tutto il biogas. Ah, ho capito, mi. Ma fortuna. Però, dai, prepariamo il posteggio mesi in farm da te. Va bene, saluti. Ci sentimo. E ho trovato un pochino usati. Buon, buon, buon. Daremo 30-40... Sì, 30-40 persone. Ma quanti paghi tu ora? 10 euro. 10 euro, ora? Ah, beh, in diventazione ora. Tutti gli eteri che andiamo a fare. Sì. Però... abbiamo che fermo un posteggio momentaneo, mesi trattori rimorchi in farm da te. Io vi aspetto qua ora. Sì. Ascolta, ora vado a me mezzo, mi che ho parte da là. Bon. Schiara il PSI perché 30-40 trattori già fai stare, Ehi, che sta qua, sì, sta a preoccuparti. Saluti! Saluti! Mamma. E mi assassina sempre tutto qui. Quante volevo vietre. Vabbè ragazzi, vediamo di sveltire un po' il tempo e ci prepariamo per l'incilato. Passato un po' di tempo, la pioggia è andata via e qui è tutto pronto per partire. Eccoci qua. Oh! Ehi! Che sia una volta buona! Bisogna! Occhio! Senti ciò che rumorin! Tu sentio! Sto qua. Cosa c'è? Sto qua. No, niente. Beh, macchina. E lei è originale questo? Sì, vedo. Tu hai visto che bella gommatura che ha? Sì. Ma sei come una coscia della ragazza. Meglio che la gommatura qua. Questa qua non cammina il pelo, vedo? Ma si liscia. Sta tutti i baffi questa. Ma si liscia come... Niente, che ho portato qua a Buldir, Walter. E dopo chi sei? Walter e Quinto. Oh, buongiorno. Salve. Buongiorno, buongiorno. Brioche, mie. Però posso offrire il vino? Meglio. Passo presto. Cogliamo finito. Ma che dice? Otto ben buongiorno. Ma non c'è... come dire, non siamo ancora pronti. Ah, mica mia, c'è pas sprengare, fregato. Ancora no. I gani si amazze. E sei giovinotti? Esatto. Per me puoi fare magari verso le 9, va? Verso sto 9? Ancora digerendo la colazione. Ci va benissimo, perfetto. Oh, boh. Guarda, qua e c'è ti va per caso? Sprissetto, questo digit. Con Campari Cinar? Sì, fa anche un misto Aperol. Oh, no. Vito! Bianco e moro per me va bene. Oh, mi piace, perché ti dico il moro. Di Marco? Mi? No, lui niente, trinciare proprio sto. Trincia? È la pesca, sì. È la pesca? Una? Con la pera. No, ma cos'ha mi bevanda dentro? Dai, vedi sta para! Facciamo! Ma come vediamo? Dai, che facciamo allora?
Attaccate. Oh, sì, sì, va, macchina. Là. Oh. Oh. Perché ho sbagliato la macchina? Porco è fuori, ma... Guardavo mica, non mi catavo con i bottoni. Cos'è? L'olio. No, ci sei come che sei? Perché ho sbagliato la macchina? È un bottone, fa un altro, che bella macchinetta. Oh. Va bene. Dai, scusa, pa, ci devo provarla. A te mi farei provare la trincia? Occhio, pelata! Occhio, occhio, che mi taglia il baffo. Ma non sei mia piccola che appara qua. Questo è il massimo che puoi portare. Cosa sei, una 600? No! No, no, questo è il 900. Questo è scritto. Guarda qua. Ma sei orba questa? 900 orbis. 900 orbi? Orbi, sì. Questa è orbite. Questa qua vuol dire che se puoi andare via con un livello di orbis pari a 900. Ah, e che ti i dischi? E i nuovi? Nuovi. Ma hai detto mai dopo? No, mai. Ma che volta? Mai. Maria Santissima. No, dai, che mi immaginà un orto. Come un orto? Io ho provato e era quattro piante pomodori e mi ho fatto un dritto. Ma che cane vera ti immaginà? Tutto. Maria Santissima. Anche Lauro della Siesa, tutto. Anche Lauro? Sì. Ma che era anche Achille? No, 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 no. Solo Lauro. Cioè, era solo Lauro? Sì, sì. Dai, va là. Colta, versiamo la strada. Iniziamo. Dove fai la strada? Dove che te vuoi? A sinistra. Ma mi diria di fare una camminata in mezzo intanto. Perché a sinistra sia qualche rimasuglio di ulivo? Sì, ma sarà tutto. Siamo sicuri? È caldo l'olio, sì. Va bene, va bene. Ascoltami, cosa vuoi a venire in Rio Cuomi? Cosa chiedo qua? Sì, sì. Ah, Cooper? Sì, 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 sì. Ma, ti devo dormire? Ah, sì, 7:30 mattina qua. Dai, va avanti che mi metto in tricuo. Ho lavorato fino a 3 notte mi. Cosa hai fatto ingrassare la tricia? Esatto. Invece di ingrassare la femmina. No, 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 la tricia è più importante ciò. Dai, va avanti. Aspetta che scalda l'olio. L'olio? L'olio. Ah, tu vuoi anche l'olio ti? Che ti ho messo il Tin Can? Sì, un fusto. Ah, un fusto del Tin Can? Sì. Oggi perché adesso non si capisce un miedo che vuole attaccare sto qua. Fermo un dritto da sta parte qua. Che velocità vai tu via? Andremo via a 30-40 ora. Ma sei tomato? Ah, ho saputo andare via, andremo via a 10. Ai 10? Quanto fermo? 8? Anche i 9, dai! 8, 9, dai, adesso vediamo, vedete sì, in retromarcia. E come che te vuoi, dai? Adesso un attimo che regolo. Guarda ti, il 18 va in Rio Cuo. Sei pronto? Mi sono pronto. Eccolo il primo! Dai, dove metto? Un attimo che verso qua, un attimo. Guarda che roba. Là. Abbiamo un po' di spazio. Vieni in drio po'. Vieni in drio. Che sennò mi tocca lanciare il getto Napoli. Ah che su pie. Oh, già. Dai che scherzo. Ah c'ho un palestra. Macchina. Ah, te immagini i vignai! Per cui ho fatto un dritto per vedere un attimo la scia qua. Dai che andiamo! Dai, tocca! Andiamo via a 7! 7? Sì! Oreste!
Aspetta, che mi sono inceppato male. E piante! Aspetta un attimo, ho tenuto 8, 9, e dopo mi tenuto fa 7. Candeloio, cosa combini tu? 6, 7. Bene ragazzi, partiti, siamo partiti finalmente. Ci vediamo nella prossima puntata, dove vedremo poi tutto il vivo dell'Ensilage. E ringraziamo qui intanto Oreste. Saluto, mi raccomando, usare l'olio Tinkan. E poi abbiamo Quinto. Ciao a tutti. E Walter. Ciao. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao. C'era Catrincia.